Buongiorno a tutti i nostri studenti. Inizia il nuovo anno scolastico e quindi volevo augurarvi un buon inizio. Per molti sarà la prima volta dell'inizio delle lezioni, per altri sarà una ripresa interrotta nei mesi passati a seguito del lockdown e quindi sarà una ripartenza. Naturalmente l'amministrazione in questi mesi ha lavorato sui plessi scolastici cercando di rendere migliori e più funzionali, più decorosi, più accoglienti. Quindi è stato fatto uno sforzo veramente importante. Voglio ringraziare anche i dirigenti scolastici, il personale scolastico, gli insegnanti, voglio ringraziare anche gli uffici comunali che si sono adoperati tantissimo perché tutto funzionasse al meglio. Voglio ringraziare anche l'assessore Francesca Bresciani perché anche lei si è impegnata tantissimo e anche lei in questi prossimi mesi si va a impegnare nuovamente, perché dobbiamo porre la massima attenzione per garantire la massima sicurezza ai nostri insegnanti e alle persone che lavorano all'interno delle scuole. Voglio ringraziare in modo particolare i genitori che si sono e si devono adoperare affinché ci sia la massima collaborazione con il personale della scuola e con gli uffici comunali. Saremo presenti in ogni circostanza e in ogni criticità. Non esiste il rischio zero, però cercheremo di avvicinarci il più possibile. Abbiamo protocolli e linee guida da seguire, voi studenti dovrete tirare fuori quel senso civico che avete e quindi cercare di collaborare e rispettare al meglio le regole. Sono sicuro che alla fine ce la faremo e supereremo anche questa situazione difficile, di difficoltà. Quindi io vi auguro veramente di poter svolgere nella massima tranquillità tutto l'anno scolastico. Grazie a tutti per l'attenzione e per l'estrema collaborazione che ci darete. Grazie.